Ciao a tutti ragazzi, spariamoci un'altra partitozza a GTA. E ero qui alle prese con una nuova missione dove praticamente sembra che dobbiamo andare a distruggere dei prefabbricati in questo cantiere che hanno preso in giro questa ragazza. E allora adesso andiamo a dargli una bella lezione, andiamo a distruggere i prefabbricati andando a rubare uno di questi bulldozer. Ok, sono qui sul retro praticamente ragazzi. Allora, andiamo subito a rubargli il mezzo di trasporto. Eccolo qua ragazzi. Saliamo a bordo e cerchiamo di spaccare subito il primo prefabbricato. Dobbiamo stare attenti perché questi bastardi ci inseguono con cattiveria e cercheranno di rubarci davanti ai nostri occhi. Dobbiamo stare attenti. Vediamo se riesco a... Ah, perfetto. Ecco, c'è quest'altro che rompe le scatole praticamente qui dentro. Vuole cercare di... No, dai, non mi far esplodere. Dobbiamo stare attenti a questi bidoni perché mi sembra che uno di questi mi ha fatto esplodere il bulldozer qui dietro di noi. Stiamo attenti, ragazzi. Eccolo, soprattutto perché ci farà esplodere anche a noi, sti idiota. Ok, ragazzi. Ecco altri tre prefabbricati. Ed eccone qui ancora altri. Grande. Dirigiamoci verso l'ultimo che è qui in fondo, ragazzi. E cerchiamo di spataccarli tutti quanti. Così gli diamo una bella lezione. Ok. Cos'è successo? Abbiamo finito i prefabbricati. Cos'è tutto questo casino? Cazzo, questo stava ascoltando Bob Marley nel cesso, ragazzi. E non se n'è accorto di niente, c'aveva le cuffie all'orecchio, ma non sono le cuffie per la musica, ragazzi, sto scherzando. Ok, dobbiamo praticamente... Ah, perfetto, dobbiamo andare a prendere il tipo che si è nascosto nel gabinetto e buttarlo in una fossa, da quello che ho capito, e con la betoniera dobbiamo riempirlo di cemento. Praticamente è una bella morte li facciamo fare lui qua. Ecco la fossa ragazzi, perfetto. Ecco il gabinetto. Facciamo manovra e spostiamolo. Cacchio. E spostiamolo subito qui dentro ragazzi. Sto per vomitare. Ah Ciccio, adesso te ne accorgi cosa ti succede. Altro che vomitare. Ok. Prendiamo la pistola ragazzi perché questi mi hanno già reso. Cominciamo a seccarne qualcuno. Muori bastardo. Ok ragazzi. Allora torniamo su. Torniamo sul bulldozer. E vediamo cosa ci fa fare adesso. Ok, dobbiamo andare a prendere la betoniera. Perfetto. Che è già qui. Beh, sembra tutto abbastanza facile, insomma. Per il momento. Prendiamo la betoniera, ragazzi. Li facciamo fare una bella fine questo. Lo ingessiamo bene bene proprio. Ok, usa l'elettromarcia per allinearti sul buco. Perfetto. Ok. Siamo pronti, ragazzi. Praticamente c'era anche l'altro bulldozer lì dentro, cavolata, è sparito come per incanto, perché sennò avremmo ingessato anche lui là e praticamente gli abbiamo fatto una bella fossa a lui qua, gli abbiamo fatto fare una bella fine. Comunque mi è andata bene ragazzi, ho completato questa missione con successo e anche abbastanza subito, mi è andato veramente bene. Ci sono a volte ragazzi che ci capitano delle missioni veramente con dei colpi di fortuna che riusciamo a farle in un attimo. Ok, andiamo a spararci in un'altra. Vediamo cosa ci capita. Andiamo a guardare sulla mappa e vediamo cosa abbiamo a disposizione. Allora, abbiamo gli autotrasporti che potremmo andarci a sparare uno visto che da tantissimo che non ne facciamo. Poi abbiamo la gara. E poi abbiamo Emmet. E andiamo a vedere. Sicuramente adesso sarà uno di quei casi, ragazzi, che ci squillerà il telefono aggiungendoci altre missioni. Perché praticamente non è da un po' che non ci capitano. Oh, ma questo che cos'è, ragazzi?
Le triadi. Andiamo a spararci le triadi. Ok. Quindi, cosa facciamo? Usiamo la betoniera. Facciamo un giretto in camion. Ci presentiamo dalle triadi. In veste da muratori. Ah, praticamente dove ero partito prima. Doppio bonus su due ruote. Grande, con la betoniera, ragazzi. Ok. Ecco, tocca per rispondere al telefono. Me lo immaginavo proprio. Ok. E là, amico, sono Jethro. Ciao, Jethro. Beh, stavo parlando di Cesar. E che vuoi? Sei il numero uno quest'estate di guidare. What is your point, Jethro? No point, man, no point. Just that there's an advanced driving school, like, just up the road. Scuola di guida sicura. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. I better go, CJ. I'll see you later. Ok, praticamente non abbiamo parlato di niente, ragazzi. E comunque ci si è aggiunta una nuova icona sulla mappa con la lettera S, cioè soldi. Vediamo in che punto della città si trova, perché io qui non la vedo. Scuola, ah no, è scuola, non soldi, te pareva. Ed è vicino praticamente a casa nostra. Andiamo a spararci la scuola al posto delle triadi, ragazzi, che così andiamo a vedere di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto, adesso alla prima occasione, ragazzi, devo andare immediatamente a comprare un po' di armi, perché sono rimasto un pochettino a secco. Ho soltanto una pistola col silenziatore, un bazooka e un mazzo di fiori e quattro stronzate. Quindi è ora di andare a comprare un bel po' di armi veramente serie, tipo fucili d'assalto. Comunque andiamo subito alla scuola guida e vediamo di che cosa si tratta, ragazzi. Ci sarà sicuramente qualche percorso da fare o roba del genere. Entriamo, scuola guida. Perfetto, già qui mi piace il quadretto sulla nostra destra con un bel gippone americano con ruote giganti. Andiamo avanti e vediamo di che cosa si tratta. Ciao ragazzi, vorrei prendere la patente, come devo fare? Allora, dobbiamo passare almeno bronzo in tutte le prove. Ok, il superamento di una prova sbloccherà una successiva prova praticamente. Ok, andiamo a vedere cosa si tratta. Ci ha detto di andare alla televisione e andare a selezionare quello che vogliamo fare. Ok. Ok, perfetto, il 360 gradi, ce lo andiamo a fare? Avviamocelo, ragazzi, proviamo a fare il 360 gradi, basta premere, usa l'auto a trazione posteriore per fare un cerchio in sgommata, quindi schiacciamo acceleratore e freno contemporaneamente e ci facciamo il nostro 360. Penso che questo siamo capaci tutti di farlo. Adesso sto parlando come uno sborone, ma magari non riesco a farlo perché vado a beccare i birilli. Ok, nuovo record ottenuto, ragazzi. Ok, a posto, andiamo a spararcene un altro. Questo di cosa si tratta? Ok, il 180 gradi, arriviamo fino in fondo e tiriamo il freno a mano praticamente per fare un 180 gradi. Ci sta, avviamolo. Quindi questo già comincia ad essere un po' più difficile la questione. Arriviamo in fondo, ragazzi. Freno a mano, eccolo, bellissimo, scazzato al primo tentativo, scazzato, ragazzi. Riproviamolo di nuovo, fallito. Ok, fammelo riprovare, ciccio. Avviamolo di nuovo. Cos'è questo? Cos'è sta roba? No, una gran cagata questa. Ok, nuovo record, ce l'ha fatto passare comunque, nonostante che ho beccato un birillo, ragazzi. Adesso scoppio e controllo, perfetto. Quindi dobbiamo praticamente percorrere sto piccolo tratto di strada e fare questa praticamente deviazione.
Andiamo a provare a farla. Ok, partiamo. Ah, scoppio perché praticamente abbiamo beccato. Ok, ragazzi, tentativo veramente fallito. Danni 100%. Riproviamolo, ragazzi. Dobbiamo, praticamente ci andrà a esplodere il pneumatico. Perfetto. Perché abbiamo per terra i chiodi, quelli che piazzano solitamente gli sbirri quando aumentiamo notevolmente il nostro livello di sospetto. Nuovo record, ragazzi, danni zero. Perfetto. Ok, penso di averlo superato sto giro. Ok, giro veloce. Adesso si tratta di andare a fare questo percorso con i birilli il modo più velocemente possibile. Ok, andiamo a sparare. Se ce lo fa partire. Ah, senso orario, senso antiorario. Facciamo senso antiorario. Via. Quanti giri devo fare? Proseguiamo. Nuovo record, ragazzi, 20% di danni, tempo totale 22 secondi e tempo massimo 100%, punteggio 80%. Perfetto. Tra i coni qua dobbiamo fare una sorta di slalom, ragazzi, e poi tornare indietro, rifare di nuovo lo slalom per arrivare al traguardo. Ok, avviamo anche quest'altra prova e proviamo a vedere. Andiamo di sinistra sempre. Via. Sinistra, destra, sinistra, destra. Cerchiamo di fare così. Ok. Non sto andando benissimo, sinceramente. E arrestiamo l'auto. Anche se abbiamo sbattuto contro a due birilli praticamente. Riproviamo. Sinistra, destra, sinistra. Arrestiamo l'auto. Sto giro ce l'abbiamo fatta, ragazzi, al 100%. Perfetto. Ok, prossima prova, il 90 gradi. Siamo in mezzo a due auto e dobbiamo andare a fare un parcheggio di quelli da manuale, ragazzi. E andiamo a spararcelo. Via. Se, ciao. Bruttissimo parcheggio, ragazzi. Riproviamolo. Sicuramente ce lo farà riprovare perché fa veramente cagare. Abbiamo sbattuto contro l'avventura anteriore, ma ci siamo arrivati quasi. Vediamo se ce l'ha passato. No, per niente, chiaramente. Numero! Ce l'abbiamo fatta, mi sa, sto giro, ragazzi. Ok, prossima prova. Dobbiamo mettere la macchina prendendo quell'ostacolo su due ruote e cercare di non farla accappottare, praticamente. Ok, via. Quasi. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Riproviamoci. No, bruttissima prova. Riproviamo ancora, ragazzi. Stavolta voglio provare a non sterzare, visto che sto sempre correggendo la cosa. E infatti non sterzando non va bene. Ok, riproviamola. Ah, dobbiamo pure arrestare l'auto. Vediamo se ce l'ha passata. No, perché dobbiamo fermarci anche nella zona rossa, tra l'altro. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Punteggio 97% a sto giro. Comunque, prossima tappa, manovra pit. Di cosa si tratta? Ah. Ottieni 70% o più per passare. Perfetto. Proviamolo, ragazzi. Non ho capito bene di cosa si tratta. Comunque va bene. No, non l'ho capita questo, ragazzi. Ok, no, sinceramente. Allora, esegui una manovra pit per fare e sbandare l'auto a, non si legge, sotto le icone senza troppi danni. Cerca di arrivare il più vicino possibile all'altra macchina. Ok, facciamo una cosa, ragazzi, adesso la riprovo.
Ok, usciamo e voglio andare a vedere sul monitor come fa. Praticamente dobbiamo superare la macchina. Ah, ok, dobbiamo speronarla. Ok, va bene, bastava dire così, no? Riproviamo, ragazzi. Sbam! Risultato. Direzione finale, 100%, ma non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta. Proviamo di nuovo, ragazzi. 77%, mi sa che abbiamo superato il punteggio per poter passare al prossimo step. Perfetto. Allora, a sto giro si tratta di un salto con roba da stuntman, ragazzi, questo. Ok, proviamo a farlo, ragazzi. Dobbiamo fare un salto rovesciando la macchina e riaddrizzandola di nuovo, praticamente. Babam! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Abbiamo passato... No, non l'abbiamo passato, invece. Perché dobbiamo arrivare più lontano possibile, evidentemente. Non l'abbiamo passato neanche sto giro, ragazzi. Voglio provare a farlo più... No. Non ce l'abbiamo fatta neanche stavolta, ragazzi. Praticamente dobbiamo cercare di non farla praticamente toccare la carrozzeria a sto punto. Così è proprio schifezza, ragazzi. Riproviamoci di nuovo. Cerchiamo di... No, bruttissimo. Riproviamo, ragazzi. Voglio riuscirci. No, si è accappottata dopo, raga. Riproviamo l'ultima. Manovra completata. 93%. A sto giro ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Basta prendere un pochettino la mano. Ok, ottieni il 70% di più per passare. Non ho capito bene cosa devo fare. Boh, non si capisce. Guida fino all'altro capo della città e ritorna senza danneggiare l'auto. Tempo limite meno di 120 secondi. Ok, partenza, ragazzi. Proviamoci. Con questa macchina sportiva, tra l'altro. E dobbiamo cercare di fare meno danni possibile, poi. Tra l'altro, ragazzi, superando queste prove, noi andremo a ottenere una patente che ci permetterà di fare tutte quelle gare negli autodromi. Quelle che ogni volta ci dice che non abbiamo l'abilità di guida necessaria per poter fare queste gare. Quindi dobbiamo cercare di farle queste patenti. Anche perché ci apre il via libera a tantissime altre cose che finora erano bloccate. No, no. Danneggiato l'auto, ragazzi. Riproviamoci. Ok, partenza. Impegniamoci. Proprio non possiamo sbattere neanche contro un palo da nessuna parte. Deve essere proprio una guida pulitissima. Cosa non molto facile, visto la velocità elevata che voglio provare a fare io. Semaforo rosso davanti agli sbirri. Dobbiamo stare attenti ai semafori, ragazzi, soprattutto con tutti questi salti, perché rischiamo di fare danni. Tra l'altro la guida di questa macchina è veramente fenomenale, si guida veramente da Dio. Stiamo attenti a questa curva che inganna parecchio. No, che bastardo. Mi ha tagliato la strada per poco, ragazzi. Tra l'altro, quando ci sono ste prove, è pieno di svitati per strada, chiaramente, per complicarci la situazione. Guardate sto tassista che straccia il rosso. Cioè, normalmente non si vedono mai ste cose. Un minuto, ragazzi, e 34.
Dai, levati. Dobbiamo farcela, ragazzi. 1 minuto e 42, tempo limite. Non è facile completarla con questo poco tempo, ragazzi. Dobbiamo correre veramente molto di più. Sicuramente non è una passeggiata. Siamo quasi arrivati, ragazzi, a destinazione. Vediamo se riusciamo a completarla senza fare danni. Completata, ragazzi. Punteggio 27%, non è stato il massimo. Danni 0%. Anche non me l'ha calcolato praticamente quel busso che ho fatto contro quell'altra macchina. È stato lieve proprio. E comunque non abbiamo completato la cosa perché serve il tempo limite è meno di 120 secondi. Quindi ci riproviamo subito e a sto giro cerchiamo di completarla con successo e manterrò un ritmo molto più elevato. Ok, proviamoci. Dobbiamo stare attenti a questi salti, soprattutto perché troviamo sempre semafori rossi dopo i salti. Mai una volta che troviamo un semaforo verde. Tutte queste macchine ferme. Ok, giriamo qui a destra. Scendiamo il curvone, ragazzi. Molto pericoloso questo curvone perché ci parte in testa a coda la macchina. Dobbiamo stare attentissimi. Abbiamo fatto un cuccio contro quella macchina, ma sembra che non ce l'abbia calcolato. Lo vedremo poi alla fine. Spariamoci un po' di gas su questo bel stradone bello largo, anche se dobbiamo stare attentissimi a questi che cambiano direzione continuamente all'improvviso. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Bastardo. Siamo quasi arrivati, ragazzi. No! Missione terminata, ragazzi. Non ce la possiamo fare. Ok, facciamo che usciamo da questa modalità, ragazzi. La proverò un'altra volta, visto che ci vuole un po' di tempo, e proviamo a vedere se riusciamo a farne un'altra. No, era praticamente l'ultima, ragazzi, e spariamocela. Riproviamoci, ragazzi, visto che si tratta dell'ultima, così completiamo la questione. Adesso cerchiamo di impegnarci un pochettino di più. Ho fatto una cavolata lì proprio all'ultimo, mancava veramente poco per completare la missione egregiamente, diciamo. Quindi riproviamoci di nuovo. Sta aumentando la nostra abilità di guida, tra l'altro. Arriva quest'altro. Dai, su, levati dal cacchio, bastardo. Fanno apposta, guardate, guardate, cioè, apposta. Speriamo che non ci frega con i danni. No! Testo coda, ragazzi! Ci ha fregato anche col testo coda. Riproviamo l'ultima volta, ragazzi. A sto giro ce la devo provare a fare. Ok, niente freno a mano con questa macchina perché abbiamo già visto che non è possibile farlo perché rischiamo veramente il testo coda. Mi ha praticamente calcolato il testo coda, secondo me, perché non ho toccato da nessuna parte, ho fatto un testo coda e praticamente me l'ha calcolato come perdita praticamente. Quindi stiamo attenti. Niente freno a mano comunque perché parte via di culo praticamente in un attimo. Giù della curva.
andiamo di freno e basta, basta frenare e sterzare questa macchina che praticamente ha lo stesso effetto di un freno a mano con le altre macchine che hanno meno, più manovrabilità, diciamo. Questo con la moto si rompe le palle davanti. Proseguiamo sullo stradone, ragazzi, e vediamo di riuscire a completarlo sto giro. Questo in moto sta rompendo le scatole. Stiamo attenti a questo. Questo è un pericolo, ragazzi. Si è già visto da lontano. Quando ci sono queste prove, ragazzi, aumenta anche notevolmente il traffico. Normalmente non ce n'è così tanto. Aumenta il traffico chiaramente per farci penare. Comunque, ragazzi, 120 secondi. No, cosa fa questo? Dai, ma va cagà. Niente, ragazzi, non ce l'ho fatta per stavolta completare questa missione. La proverò prossimamente, magari vi faccio un pochettino, un po' di allenamento alla guida e prima di completare questa cosa. Comunque abbiamo fatto già parecchio, ci siamo fatti praticamente quasi tutte le tappe della patente, ci manca soltanto l'ultima, la guida finale, praticamente l'esame. E abbiamo mandato un pochettino avanti anche questo gioco oggi. E niente, ragazzi, grazie a tutti del vostro ascolto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!